Dante, addolorato e commosso al ricordo della sua bella Firenze, raccolse le fronde disperse e le restituì a quell'anima che ormai era silente. I due viaggiatori, continuando il loro cammino verso il lago ghiacciato in cui era conficcato Lucifero, giunsero al punto in cui il secondo girone si separava dal terzo, da cui si contemplava la spaventosa opera della giustizia di Dio. Erano giunti a una spianata assolutamente brulla e priva di ogni forma di vegetazione. Questa spianata desertica era circondata dalla triste foresta dei suicidi, che a sua volta era circondata dal fiume di sangue bollente. Il terreno della spianata era una sabbia asciutta e compatta, non molto diversa da quella del deserto della Libia che fu calpestata un tempo da Catone Uticense. Dante guardava sbigottito il paesaggio desertico intorno a lui, meditando su quanto il castigo di Dio doveva essere temuto da chiunque avesse letto il racconto del suo viaggio ultraterreno. Vi era un'immensa moltitudine di dannati che piangevano con grande strazio e a ognuno di loro era stata comminata una diversa punizione. I bestemmiatori, che avevano ingiuriato il sacro nome di Dio, giacevano in terra, distesi sulla schiena. Gli usurai, che avevano angariato il prossimo, richiedendo folli interessi sul denaro prestato, sedevano rannicchiati. I sodomiti, che avevano praticato l'amore contro natura, camminavano senza posa. Erano molto più numerosi quelli che camminavano girando intorno alla pianura, ma quelli che erano distesi, pur essendo in minor numero, manifestavano maggiormente il dolore. Su questo deserto di sabbia scendevano lentamente larghe falde di fuoco che ricordavano la neve che fiocca a strati su una montagna senza vento. Erano simili alle fiamme che Alessandro Magno vide cadere sul suo esercito nelle calde regioni dell'India, compatte fino a terra. Si tramandava che il grande condottiero avesse fatto calpestare il terreno dalle sue schiere di soldati perché il fuoco si spegneva meglio quando era isolato. Nel deserto infernale la sabbia si arroventava, bruciando come materiale infiammabile e raddoppiava le sofferenze dei disperati che lì scontavano la pena eterna. I dannati, tormentati dall'incendio senza fine, nel tentativo di scostare dai corpi le fiamme roventi appena cadute, agitavano freneticamente le loro misere mani. Dante, osservando la scena, fu incuriosito dall'atteggiamento di una delle anime dannate e interrogò Virgilio. Chi è quello spirito, così forte e orgoglioso, che pare quasi non si accorga delle fiamme e che giace supino, sprezzante e torvo, tanto che la pioggia di fuoco sembra non prostrarlo? Come sono stato da vivo, sono da morto. Anche se Giove facesse lavorare fino allo stremo vulcano, dal quale prese la saetta con cui mi fulminò, anche se facesse stancare i ciclopi nella nera fucina di Mongibello, dentro l'Etna, invocando: esperto vulcano, aiutami, come fece durante la battaglia di Flegra, combattuta tra i giganti che volevano scalare l'Olimpo e gli dèi, e mi fulminasse con tutta la sua forza. Non gli permetterei di gioire della sua vendetta. Capaneo, proprio perché la tua superbia non si modera, tu sei maggiormente punito. Non potrebbe esserci nessun altro supplizio, all'infuori della tua rabbia, capace di causarti tanta sofferenza, adeguata alla tua furia. Poi si rivolse con viso sereno a Dante e disse: «Quello è stato uno dei sette re che assediarono Tebe. Disprezzò Dio quando era in vita e pare lo stimi poco anche ora che è precipitato nell'inferno. Ma, come li ho appena detto, i suoi atteggiamenti di disprezzo sono ornamenti assai appropriati al suo animo ed è proprio la sua rabbia inespressa che lo rode dentro, il supplizio più grande per lui. Seguimi adesso e stai attento a non mettere i piedi nella sabbia rovente,
ma tienili sempre sul terreno più fresco, quello del bosco, al limite del deserto infuocato. I due giunsero in silenzio nel punto in cui scaturiva dalla selva un fiumiciattolo rosso, dal colore raccapricciante delle acque. Scorreva attraverso la sabbia come il fiume che esce dal lago sulfureo Bulicame, vicino a Viterbo, le cui acque bollenti, che si versano nelle vasche di lavorazione, sono utilizzate dalle cardatrici della canapa. Sia il letto che le sponde e gli argini erano fatti di pietra e non bruciavano. Dante comprese che quello era il passaggio attraverso la sabbia infuocata. Ti assicuro che non hai visto niente più degno di nota di questo ruscello che spegne la pioggia di fiamme fra tutte le cose che ti ho mostrato da quando siamo entrati nell'inferno, il cui ingresso non è precluso a nessuno. Dante, incuriosito, gli chiese di spiegarsi meglio. Tante terribili erano le cose incontrate nel percorso sino al deserto saettato dalle fiamme. Possibile che quel ruscelletto, per quanto particolare, fosse così rilevante? In mezzo al mare vi era una terra desolata che si chiamava Creta, sotto il cui re un tempo il mondo fu virtuoso. In quest'isola sorgeva una montagna che un tempo fu allietata da acque e vegetazione. Era il Monte Ida. Ora questo monte è abbandonato come cosa vecchia, senza più importanza. Rea, sposa del crudele Saturno che divorava tutti i propri figli e madre del piccolo Giove, la scelse come nascondiglio per il suo bambino. E per nasconderlo meglio, quando piangeva, aveva dato ordine ai suoi fedeli coribanti di fare un gran fracasso per coprire il suo pianto infantile e non farlo scoprire dal padre che lo avrebbe divorato. Beh, dentro questo famoso monte sta eretta l'enorme statua di un vecchio che rappresenta il decadimento del genere umano e che, volgendo le spalle alle foci del Nilo, guarda Roma come fosse uno specchio. Il suo capo è fatto d'oro, le braccia e il petto sono d'argento, il busto è di rame, le gambe sono di ferro, eccetto il piede destro che è di terracotta. La statua si appoggia più su questo che sull'altro piede. Ogni parte della statua, tranne quella d'oro, è incisa da una fessura da cui scendono lacrime, che tutte insieme perforano la roccia. Queste onde di lacrime precipitano di roccia in roccia in questo abisso, formano l'acheronte, lo stige e il flegetonte. Infine scendono attraverso questo stretto canale fino al punto più profondo della voragine e formano il cocito. Non ti racconto che aspetto abbia quella palude perché fra poco la vedrai. Dante, che aveva ascoltato il maestro con attenzione, aveva una perplessità e chiese maggiori spiegazioni. Se questo fiumiciattolo sgorga dalla terra, perché si mostra soltanto su questo lembo di inferno? Sai già che questo luogo ha forma circolare. Nonostante il fatto che, scendendo, siamo avanzati parecchio, non abbiamo compiuto un giro intero. Insomma, non hai visto tutta intera la voragine e quindi, se una cosa ti sembra nuova, non devi stupirti. Ma Dante non desistette. A costo di apparire molesto, aveva ancora alcuni interrogativi che desiderava sciogliere. Maestro, dove si trovano il flegetonte e il lete? Del primo mi dici solo che ha origine dalla pioggia di lacrime che scaturisce dalla statua del vecchio che si trova dentro il Monte Ida. E dell'altro non me ne hai parlato affatto. Virgilio lanciò a Dante uno sguardo di disapprovazione. Le tue domande sono di solito intelligenti e ben poste, ma per quanto riguarda il flegetonte, avresti dovuto trovare da solo la risposta dopo aver visto il ribollire dell'acqua rossa. Il flegetonte era proprio il fiume di sangue bollente in cui hai visto puniti omicidi e tiranni. Vedrai anche il letè. Ma ciò accadrà quando sarai fuori da questo abisso. Accadrà in purgatorio, dove le anime vanno a lavarsi quando ogni peccato di cui si sono pentite è stato cancellato. Mentre Dante abbassava il capo, confuso e mortificato per non aver capito da solo qual era il flegetonte,
Virgilio lo riscosse. Ormai è tardi ed è tempo di allontanarsi dal bosco dei suicidi. Fai attenzione a seguire esattamente i miei passi. Gli argini, che non sono arroventati come la sabbia, indicano il giusto percorso. Infatti, sopra di loro il fuoco si spegne e non brucia.